distrutto l'inquadratura, in effetti. Vabbè, un po' di autoironia. Benvenuti al Mercato in Fiera. Benvenuto anche da Francesca, Laura, Marta e Anna. E la nostra gatta nera. Benvenuto, condominio. E allora, pronti per venire a giocare? Vediamo a chi toccherà quest'oggi. Eccolo il primo. Il sole. Sorride, ma sorriderà ancora al tavolo del mercante. Va. Il gufo. Con tanto di amuleto. Sole e gufo chiamano il cinese. Questo mi assomiglia un po'. Bene. Grazie, signorine. Venite. Avvicinatevi, io sono qui con il mazzo nelle mani, mazzo che contiene le carte premio, le carte perdenti e anche quella della gatta nera. Eccoli! Benvenuti! Allora, qui alla mia sinistra Fabio, e allora Fabio, questo è il mazzo, tagli voi, dagli una mischiatella tua, puoi solo alzare. Alza, eccolo qui. Ecco il tuo sole, caro Fabio, benvenuto ufficialmente al tavolo del mercante, ecco le due carte. Il nostro gufo, Sabrina. Ciao. Come va? Bene. Bene, per adesso. Il nostro cinese, Girolamo. Ciao. Oh là là. Ecco i nostri personaggi, abbiamo consegnato le carte, tutte, comprese quelle della piramide che sta sotto di me, che contiene fino a 266.000 euro, ve l'ho dati quei premi. Vi ho dato anche le carte perdenti e vi ho dato anche la carta della gatta nera. Non ti smuove niente a te. Vabbè. Ciao gattina! E allora, non mi resta altro che nascondere alla vista dei nostri tre concorrenti la piramide, la chiudo e diventa cassaforte e pronti a bruciare le prime tre carte perdenti. Pronti? E allora andiamo, dai, scegliamola. Ed eccola qui, l'ho scelta, la prima carta per cominciare, la bruciamo subito ed è... l'uccellino! E via, Sabrina, è stata la prima toccata. E vediamo la seconda carta. Eccola qui. La bruciamo immediatamente ed è... la sirena! E via, Fabio anche, il nostro Leonardo DiCaprio. Mischiato con Brad Pitt, mamma mia. Puntata estetica. E la terza e ultima carta da bruciare per questo primo momento insieme è... il vescovo di Sabrina! Ebbe! Via! Non è successo niente, tranquilli. Fabio, dove sei nato? Sono di Domodossola. Domodossola? Ah, che bello, vedi, finalmente nord-ovest, più o meno. Sì. Sabrina? Milano. Milano, Girolamo? Cinque Fronde, provincia di Reggio Calabria. Reggio Calabria, guardate, è uno scontro al vertice attraverso tutta la penisola italiana, come tutte le famiglie che ci stanno guardando continuamente e decretano questa simpatia nei confronti del mercante in fiera. E io apro subito con il nostro Fabio il primo girone insidioso, che è quello dell'acquisto. Allora, Fabio, tu sicuramente sarai un singolo o fidanzato, non sposato. Single. Sei single? Sì, sì, sì. Cioè, se sei single te, Girolamo, questo è single, tu? Pure. E capirai, prima che la trovammo a Fabio, sei lasciato da poco, no? No, no, no. Proprio no, ci pensi? Zero. 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 Vabbè, approfittiamo durante la puntata per mandare un po'. Sabrina, tu sei sposata? No, single. Andiamo bene, la puntata è strana amore questa è diventata. Vabbè, piazziamo, c'ho tre concorrenti da piazzare durante l'arco della giornata. Fabio, visto che la suocera non ti interessa per motivi proprio logistici, me la compro io a 500 euro, me la dai? 2000. Perché... mamma tetto, mamma mia, su avanti, 1000 euro posso darti. Mamma tetto. No, 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 1800. Guarda, è una carta, 1800. Guarda, 1300 euro, Fabio, proprio per lo sguardo alla DiCaprio. 1500, ultima offerta del mercante, Fabio. Se vuoi tienila, se no dammela. Come vuoi.
1600. No, l'ultima parola è 1500, ma puoi tenerla, non vuoi, tanto è perdente, te la brucio lì. Io risparmio pure se vuoi. Non è un problema per me, veramente. Fabio, pensaci, come vuoi. I conti si fanno alla fine. 1600? No, 1500. Va bene. Accetti. Grazie Fabio. È anche dolce, per cui donne, appropinquiatevi. Eccola la carta perdente, caro Fabio, è la cozza, che non ti meriti, dai. E non te la meriti la cozza tu, dai. Sabrina, occhio a questo mercante, oggi ha cominciato già dando soldi ma prendendo carte. Allora, delle tue carte mi interessa il gufo, la tua carta. Da quant'è che stai qui al condominio? 28 puntate. 28 puntate. Praticamente ancora devono inventare la televisione quando tu io stavi qua. 28 puntate da condominio. Che speranza, ti ricordi? Che sì. Succedeva? Era il 1900? Non me lo ricordo più. È vero? Sei diventata amica là dentro? Sì, sì. E sei rimasta single? Eh sì. Hanno tentato la sorte qualcuno? No. Sono discreti. Siamo amici. Amici. Va bene. 1000 euro per il gufo, Sabrina. 1900. No, certo. Ah sì. No, giuro, questa volta ho promesso una carta perdente, guarda. No, dai. 1900. No, 1900, no, 1003. 1007. 1350. 1006. 1350. 1005. Oh, 1350, ho aumentato, guarda. 1004. Va bene, presa. M'hai convinto subito. Mi sa che non è così tanto perdente sta carta, sai? Mi sa anche a me. Invece quella perdente, Sabrina, è... il gufo! Il gufo con gli occhiali, che sguardo che ha... Lo prendi, papà! Bene, sono aperte le scommesse. Cominciate a parteggiare per Fabio, per Sabrina, per Girolamo. Vediamo chi arriverà alla conquista di questa piramide che vale, ricordo, fino a 266.000 euro. Ci vediamo fra poco, vi aspetto. Sono qui, a braccia aperte. Carte perdenti, quante ce ne sono, carte della gatta nera. Benvenuta Fabio, ancora Sabrina, Girolamo, sono i nostri tre concorrenti. Girolamo, il nostro amico single Reggio Calabria, Reggio proprio, di Reggio? Sì, Calabria. Però da 4 anni a Milano ormai. C'ho ancora qualche parente in quei meandri meravigliosi di Reggio Calabria. 8 carte hai ancora, oh. Voglio il pirata, Girolamo. Sono il capitano Giro. Già. Me lo dai quel capitanoncino? Fa un prezzo, dai. Quella è una carta importante, eh. 2000. 2000, quasi quasi me la prendo, 2000. Facciamo 1500 però, Girolamo, dai. 1800. 1800, certo, una carta da 200.000 euro. No, no, 1500, Girolamo. Pensa a voce alta, Girolamo. Dai, va bene. Dai, va bene, hai pensato? Davvero, col cuore, me la dai? Col cuore no, però. Però hai dei soldi che possono esserti utili alla fine, perché la carta perdente è il socio. Avevi ancora 8 carte. Allora, conclusa, come ci sottolinea qui il nostro amico Branduardi, questa è un po' una fiera. L'acquisto è terminato, 5 carte per Fabio e 1500 euro, 1400 euro per Sabrina e 5 carte, 6 carte per Girolamo e 1500 euro. Va ancora bene. Ma ancora bene, avete lì ancora tutte le carte più importanti. Allora, pronto il mercante ad aprire il prossimo girone, che è quello dello scambio. Allora, Fabio, vorrei che tu scambiassi la tua puzzola per il cinese di Girolamo. Che dici? Interessante. Non ti piace questo scambio? No, mi interessa. Perché? Ma perché il cinese... è il mio soprannome, diciamo. Cioè, ti chiamano cinese? Mi chiamano cinese. Come mai? Per lo sguardo? Gli occhi un po'... Dopo mi aiuti a conquistare la gatta nera? Non io, non devo conquistarla, non, ma insomma cercare di vedere il suo viso muoversi un minimo. Ci provo. E ce ne riesci te, amico mio? Cioè, guardarmi a Girolamo, perché non possiamo. Tutta la senti che insomma a Girolamo, darmi una mano dopo? Ma neanche no. No, eh?
tanto non ha speranza ormai. Che ne sai? Ma che ne sai? Che lavoro fai? Che vorresti fare, Fabio? Ma da io grande, perché hai 19 sì, anni. Sì, 19 anni. Ho 19 anni, studio ancora, devo fare l'ultimo anno di superiori, studio elettronica. E il sabato e il venerdì sera lavoro come barman in una discoteca a Domodossola. Ma sei perfetto, c'hai tutto, studi, lavori il sabato e la domenica. Ma aspettano, sei tu che non ti accontenti? Sei un po' schizzinoso tu? Diciamo. Fabio, oggi abbiamo un tronista qua, dai. Allora Fabio, accetti questo scambio puzzola cinese? Sì, sì, mi pare di aver capito. Allora Girolamo, datti aiuto nel passaggio della carta. La nostra grafica ha fatto prima di me. E allora giriamo, vediamo se il soprannome di Fabio gli porta fortuna. Perché la carta perdente è... la puzzola! Vedete tante volte come aiutano? Certe cose, soprannomi, sogni premonitori. Cara Sabrina, tu che lavoro fai? Impiegata. Impiegata, bene. Hai qualche hobby? Cinema, lettura, piace andare a ballare. Sì? Che cosa balli? Che ti piace ballare? Principalmente revival. Che anni? 60, 70. Praticamente quando sei entrata tu in condominio? Sì, era già era 61, 62, per cui sei rimasta radicata. Sono rimasta radicata. Cosa sono i balli anni 60? Quali sono? Il Alligalli, quelli? No, no, quelli del 50. Sono un po' più vecchi. Che ne so, 60 che c'è? I Lentium. No, non il liscio. Liscio? No, non il liscio. Non il liscio. Non lo so, dimmelo tu, dimmi una canzone. Come che canzone? Adesso non mi viene in mente niente. Cioè, tipo quelli estivi, quelli. Sì, più o meno. Ti voglio cullare, cullare, quelli, lenti. Anni 60. Più svelti. Sì, dai. Guarda come dondolo. Beh, guarda dai, come. Va bene. No? Va bene quello. Fucile gli occhiali. Con le pinne fucile. Pure quello? Sì. Vabbè, piace il mare, quindi. Sì, Va bene. E allora, Sabrina, il tuo somaro puoi cambiarlo con gli sposi di Fabio? Beh, può essere un segno premonitore. No, no. Che tu sei single, lui pure. Vuoi lasciargli gli sposi a lui? Sì, sì, per il momento sì. È preferisco... un passo troppo azzardato, dici. Sì, preferisco tenermi gli animali. Sì, Insomma. E allora, Sabrina? Non sono ancora pronta. Per il matrimonio? Dì a Fabio, capirei. C'ha una vita davanti, sai che farà? Vabbè, piano piano. E allora la carta perdente, Sabrina, eh? Il somaro! Siamo rimasti in tre. Vedi? Tre somari e tre. E succede, Sabrina? Che bello, io quando sento sta canzone. Allora, Girolamo, il tuo lattante, sì, vuoi cambiarlo con il gladiatore di Sabrina? Padre largo che passa l'uomo. Ehi, il gladiatore. Di sta Roma bella. E ci sono ragazzi fatti corpennello. E le ragazze fanno innamorare. Che belle pure queste canzoni. Allora, il che dici? Il lattante contro il gladiatore. Ti piace la carta del lattante? Vorresti avere dei figli un giorno? Un domani, molto lontano, sì. Bene, ti vedo già predisposto. Che lavoro fai? Parrucchiere. Parrucchiere. Tieni sempre chiuso? No. No. Dicevo, anche tu ti tagli i capelli da solo? No. Non ti ho mai capito come fanno i parrucchieri. Cioè, tu ti fai tagliare dal tuo amico? Sì, dagli. Ci hai litigato? Sì. No. Senti, è vero. Suggeriscono che assomigli un po' a Edward Mani di Forbici. Era Johnny Depp, Girolamo. Oh. Non mi sembra così azzeccata come... A chi assomigli, secondo te? Ah, tu... nessuno. Nessuno. Te vedo bello, Girò, vieni qua, va, te faccio una carezzina. Perché tu stai di fronte a Fabio, stiamo io e te a guardare Fabio. Lascia, no, noi ce ne abbiamo, siamo superiori. Ma sì. Su, te voglio vedere energico. Vabbè, dai, sei tu dritto, su. È entrato... Il gladiatore. Sei entrato così, nel parrucchiere è entrato un Charleston. Si è messa seduta lì davanti a te. Gli vado. Che fa? Tabo, dove vai? Come io vengo? Ti devono tagliarsi i capelli e tu come gli vai davanti? Dai! Di grinta! Di grigna i denti! Ciao Sharon! Come stai? Come stai? Mi chiamo Girolamo! Che fai? No, dove vai? Che non capisce, parlagli in inglese, qual è il tuo sogno? Io so che tu vorresti andare. Non so da, neanche una che succederà inglese. Fra un po'? Andrai dove? A New York. Vai a vivere a New York, per cui. Dove parla inglese? Imparerò lì. Allora incontri Charleston a New York, scendi d'aereo.
Michelle Pfeiffer, non so, chi ti piace? Giulia Roberts, tutte e due. Preferisco. Tutte e tre vengono davanti a te. La Roberts, Stone e la Pfeiffer sono venuti a prendere all'aeroporto Kennedy. Che gli dici in inglese? Hi. Ti sei fatto male? Ah, Giro, così non andiamo da nessuna parte. Santa miseria. Vabbè, comunque... Va bene, allora accetti lo scambio. Lattante per il gladiatore. Avanti e vediamo se questo intuito del nostro futuro americano... Ali, il gladiatore, eccolo là, vabbè, cioè, lascia sta. Ma che ce frega, ma che bravo! Se lo starvino ci ha messo l'acqua, e noi adimo. Allora, finito anche il girone dello scambio. Allora, Fabio, so che tu vai in palestra? Sì. Pesi? Sì. Tu invece Girolamo in palestra, che fai? Se vado in palestra io faccio la sauna o il bagno turco. Eccolo là. Tu invece Sabrina vai in palestra? No. No, ma è proprio... Niente, sport non ti piace? No. Vabbè, lui fa i pesi, lui fa la sauna e tu ce vai. Io corro col cane. Corri col cane? Sì. Ma è lui che ti corre dietro o sei tu che corri dietro a lui? Com'è? Sono io che corro dietro a lui. Vabbè, è il tuo cane, no? Sì. Come si chiama? Jack. Jerry? Jack. Jack, il cane Jack. Jack come Leonardo DiCaprio. Fabio. Lei, Rose. È la mia Rose. Cavolo. Allora, beh, mi dispiace, siamo arrivati a un momento un po' brutto. Nel senso, uno di voi dovrà abbandonarci. Chi? Scopriamolo insieme a lei. Sta arrivando qui. Vediamo se resisterà. La carta nera. Sono gatte da pelare. Finalmente in email qualche ragazzo, qualche bambino mi ha mandato qualche suggerimento al nostro mercante in fiera @magnoliatv.it, come cercare di far ridere o smuovere un po' la gatta nera. C'è una storiella che proprio mi sono ricordato anch'io, dei bambini. Sai che succede quando due macchine si stanno per scontrare? Che succede? Bobby Bobby! Con rispetto, da lontano, un bambino me l'ha mandato. Si è smossa, eh? Ah! Hai visto Leonardo DiCaprio lì? Che preferisce un tipo selvaggio come Girolamo, come Jerry? Perché adesso andrà a New York, sa Jerry. Oppure un tipo liceale americano, American Pie? Tipo Fabio. Oppure uno ricoverato all'andropausa come me. Non so, te scegli. Hai mosso un labbro. Niente. Va bene, vediamo chi c'ha questa carta nera. Allora. La gatta nera ce l'ha Sabrina. È girata lì, Sabrina, capra, becchino, balena, lattante, capra, becchino, ce n'hai 4, 25% di possibilità di riconoscerla. Puoi toccare la capra e la passi a Girolamo. Bene, Girolamo ringrazia, la gatta nera apre lo scrigno, scopriamolo insieme. La carta della nostra gatta nera è il becchino. Mai carta fu più appropriata di questa. Sabrina, vuoi fare un piccolo saluto? Saluto tutti quelli, tutti quelli che ti conoscono. E noi ti salutiamo, Sabrina. Grazie. Ciao. Bocca al lupo per la tua vita e il tuo lavoro. Eccoli qua. Uno di fronte all'altro. Come un duello. Fabio, palestra per pesi. Girolamo, la palestra. La sauna. Chi suda di più? Io. Ah, è finito. Siete arrivati alle ultime trattative. Sguardatevi chi vincerà la calma apparente del nostro futuro americano Girolamo. Oppure questa apparente freddezza e durezza di Fabio. Cominciamo con qualche scambietto. Va. 5 carte per uno, 1500 euro per uno. Pari. Allora, Fabio, guardo le tue carte e mi soffermo su
Il sole, la tua carta. Vorrei che tu lo cambiassi con la mia balena. Ti va? Che scambio ti sto proponendo, fa? Ti sto passando un premio oppure te lo sto togliendo? Vale lo stesso discorso quando arriveremo sulla piramide. Ma già da adesso potete cominciare a conquistarvi le carte. Sono già così pazzo da offrire la carta se ce l'avessi da 200.000? Oppure sto cercando di portartela via anzi tempo? Il sole è la mia carta, quindi... Ma sai, tante volte... Tu so che hai un portafortuna, Fabio? Sì. Che cos'è? La mia collanina l'ha regalata un amico. E c'è scritto qualcosa? C'è una frase. Che frase è? Pochi segnano il cammino e molti seguono le tracce. Pochi? Pochi segnano il cammino e molti seguono le tracce. Bella. Hai capito, Giro? Come si risponde a una frase così? Senza parole. Senza parole, che io vedi? Che io vedi? E un cazzotto in faccia, basta, quando uno te dice così. Da una battaglia, diglielo, da una battaglia, diglielo, da una battaglia. Una battaglia. Si torna, diglielo, da una battaglia si torna. Si torna. Con la propria testa. O, diglielo. Oppure. Oppure, e diglielo. O con la testa del... Oh. Da una battaglia si torna o con la propria testa o con la testa del nemico. Con la propria testa. Sì, no, non era una domanda, Giro. Era la frase che dovevi dire a... Andiamo bene. Vabbè. Fabio, devo dire un po' di grinta. Attacca Fabio. Cioè, smembralo, comincia a colpirla ai fianchi. Digli, sono più vinco io, diglielo. Vinco Fabio. Io, in inglese diglielo. Sì. Ma devi andare in inglese, devi andare in America. No, ma credimi, non so una parola. Ma come fai a partire per l'America, giuro. Fra due mesi scendi, manco saluti alla guardia. Vabbè, ci sarà qualcuno che mi aiuterà, no? Ma chi? Magari ha preso un aereo con tutti americani. Ah, sfiga. Ho capito, che fai? Aiuto? Come si dice aiuto in inglese? Help me. Oh, è già una cosa. Basta. Ma quello, help me. Somebody help me. La vuoi, Fabio, questa carta? Vuoi tenere il sole. Vuoi tenere il sole? Va bene. Io la mia proposta te la feci. Giro la carta. La carta perdente, caro Fabio, La balena, bravo! Grande come grossa la balena. Non ha ceduto alle lusinghe. Bravo, togliamo la balena e avviciniamoci a Girolamo. Allora, io ti offro il mio lattante per la tua suora, Girolamo. Che dici? Che carta ti sto offrendo a te? Una perdente come ho fatto con Fabio? Oppure una carta premio? Secondo me è una carta premio. Questa? Sì. Allora prendila. Però non lo so. Certo. Dai, va bene. Sì. Grazie. Così si prendono le carte importanti. Bello. Gagliardo così. Tensivo. Vai Girolamo, di grigna. Grinta. Fai una faccia grinta che non sia. In inglese. Boh, è uguale, va bene. La carta perdente, Girolamo, eh? Ah, ci hai visto lungo. Siete fautori del vostro destino. Vabbè, ma niente è compromesso. 5 carte Fabio, 4 Girolamo. Hai buttato il gobbo, Girolamo. Abbiamo ancora 4 carte da bruciare. Eccola, la giro immediatamente. La quart'ultima carta da bruciare è... Il cinese di Fabio, pareggio! Hai visto, Girolamo? Lo vedi? Bello che mette... Te ne frega niente, Giro. C'è questo bel sorriso. Via, veloce, vediamo se cambia faccia. Giro, ma dove metto vicino la carta nera a te la prossima puntata? La prossima carta perdente, la terz'ultima è. Vediamo se cambia faccia. Voglio guardare l'inquadratura. Il serpente di Fabio! Ha reagito! 4-3 per Girolamo, incredibile! Ultime due carte. Due carte stanno per andare in fumo, due carte ci dividono dalla scalata ai 266.000 euro. Eccola qui. La nostra musica meravigliosa di Twin Peaksiana memoria ci riporta all'attenzione del gioco. 3 carte Fabio, Girolamo 4, hai mezzo braccio in finale. Si allontana dalla finale.
il possessore di questa carta, che è la capra. È tua, Girolamo. Parità, tre pari. E allora, tre carte ce l'ho anch'io. Sposi, tigre, sole contro il gobbo, la brasiliana, la tromba di Girolamo. Se dovesse essere la suora, il pirata o la suocera, sarebbe una parità. Non nuovi, noi del mercante, anche a questa soluzione. Vediamo, viene in finale con me il gobbo Fabio! Fabio Girolamo! Mi dispiace, era comunque bello. Bocca al lupo per il tuo viaggio in America, fammi stare tranquillo. Help me, ricordati, vai con la carta. Guardate qui come si scolano per Fabio. Ma guarda poi chi è che urla. Chi è che sta? Ma buono. C'è il pubblico qui. Mi sono girato, senti urlare, ciao Fabio, c'ha 73 anni. Ma guarda che... Ma io, è possibile una cosa del genere? Ho trovato. Tutte innamorate di lui. Ma che bello. Comunque Fabio, sei arrivato alla piramide. Mi devo concentrare. C'è una fra le due carte a cui sei più legato? Il sole è la mia carta, mi ha portato fortuna fino adesso. Non l'hai dato neanche a me prima. E però... fatto bene, perché sta ancora lì, un premio. Fra le mie? Fra le tue c'è brasiliana, assolutamente. Quale? La brasiliana. Ah, brasiliana. Sì. Per motivi estetici oppure forse... Anche. Ah, perché ha una zia brasiliana, quindi saluto. Come si chiama? Isa. Isa. Brasiliana zia, ma è sorella di mamma, qualcuno no, in famiglia? Acquisita. La zia acquisita. Sì, ma... Una persona a cui vuole molto bene, certo, per cui... Certo, la chiamo zia. Si chiama zia, sì. Senti, cosa saresti disposto a darmi per quella brasiliana? Gli sposi, sono sicuro. Più i 1500 euro che tu hai? No, solo gli sposi. Io voglio, allora te lo offro ufficialmente, la brasiliana per gli sposi e 1500 euro che hai lì. Sono niente rispetto alla scalata ai 266.000 euro. E poi una carta che hai scelto tu, e come sempre faccio, non posso tirarmi indietro, non posso esimermi dal fatto, anche se fosse quella da 200.000 euro. La tua decisione, il tuo istinto, le tue sensazioni, ti tieni gli sposi, mi lasci la brasiliana. Vado ad aprire la cassaforte. Eccola qua. Leggiamo i premi, ti serviranno pure a te un giorno, sto occhiali fa. Ridi. Ottavo premio, il sacco. Una bella porchetta, il settimo. Uno stoino. Ah, si scrive, non è stuino, io ho sempre detto, uno stoino. E un semaforo che blocca oppure dai lascia passare verso la colonna dei premi. 1000 euro il quarto posto. Sì. 15.000 il terzo. Sì. 50.000 il secondo, Fabio. Sì. E 200.000 stanno lassù ad aspettarti, prova a prenderli. Brasiliana, hai detto no, il cambio degli sposi è 1500 euro, amico mio. Allora, che sogni hai, Fabio? Il mio sogno è viaggiare. Amo viaggiare, vedere il mondo, mi piacerebbe. Io intanto prendo il quarto premio, 1000 euro. Continua a raccontarmi, dai. Poi amo il mio lavoro, c'è il mio lavoro. Vabbè, il lavoro, hobby, beh, il barman. Un lavoro, e mi piace molto e vorrei proporlo più avanti, come un lavoro fisso, magari. Che sogni di fare, proprio prende un bar tu? Magari una discoteca, un bar, sarebbe bello, sarebbe interessante. A Domodossola? Sì. Beh, non hai pensato, no, ai Caraibi, magari un viaggio ti fermi lì a Becca per quando torni. Sicuramente. Non hai pensato mai di fare l'attore, il modello, eccetera? Cioè, ti svegli la mattina, ti specchi e dici, ma che... Ah. A me proprio è successo, mi sono svegliato la mattina, mi sono specchiato, ho fatto... Che posso fare? Comico! Pure quando mi spoglio dico la stessa cosa. Comunque, senti Fabio, qui c'è il quarto premio, 1000 euro. Lo giriamo. La carta che ne vale 1000 saranno i tuoi sposi oppure la brasiliana che hai scelto, che avevi scelto. Lo giro. Gli sposi. Poi, 1000 euro. 1000 euro. Più 1.300 euro per Fabio. Allora via dalla colonna
della nostra piramide i 1000 euro. Dentro ancora gli altri premi. Prendo la suocera. Ti ricordi? No, non lo ricordi. Magari. Te la portai via proprio a te. Allora. Senti, ti do la suocera, ma mi dai il sole, la tigre e i 1500 euro. Ti lascio i 1000. Che hai vinto. Per cui eri a 2005, non 2003. Posso chiedere aiuto al condominio? Possibile. Al bagnino. Se possibile. Consigli mi dicono di no. Vabbè. Apposiamo. Sì. E via. Vicino alla brasiliana c'è la suocera. Svoltiamo un po' la piramide. Massi, prendiamo il premio da 50.000 euro, Fabio. La brasiliana che volevi tu, che non hai voluto, cambio degli sposi che valevano 1.000 euro. La giro. La carta che vale 50.000 euro è... per offerta e tu mi hai detto no, Fabio, e avevo anche un po' paura sinceramente, perché dopo il no della brasiliana un altro no non è facile pescarlo, però hai detto no, hai fatto gli affari del mercato e via dalla piramide in grafica anche 50.000 euro, dentro ancora i nostri quattro premi piccoli, i 15.000 e i 200.000. il sole è ancora lì. Anche la brasiliana però sta ancora qui. Io svelo anche il quinto premio, il semaforo. Che facciamo? Darai il lascia passare per entrare nelle zone alte della piramide oppure farà un giallo o un rosso di stop? La carta che vale un semaforo è la tromba, la mia. Questo significa che si aumentano le possibilità per te di scalarla. Tigre e sole, e mi riferisco via anche dalla piramide del semaforo ovviamente. Signore casa, a questo punto potete cominciare a fare anche voi il vostro gioco. Tigre e sole di Fabio contro la suora, il pirata e la brasiliana. Questo bel mercante, molto più bello del concorrente Fabio. Sulla nostra piramide ancora stoino, porchetta, sacco, 15.000 e 200.000 euro. Fate il vostro gioco. Ancora non dico Rien de plus, lo dirò fra poco, quando ci rivedremo qui insieme a Fabio per provare a conquistare questi 215.000 euro. A fra poco, vi aspetto. Musica del Titanic. Siamo qui in compagnia di Jack al secolo, Leonardo DiCaprio in Italia, il nostro uomo da Domodossola, Fabio. Ti fidi di me, Fabio? Ti fidi di me? Assolutamente no. Non ti fidi di me? Ti hanno trovato tutte le musiche più belle, manco hanno fatica in due secondi. Sono mesi che gli chiedo una musica, ma niente, te subito. Qui il nostro amico Fabio ha vinto finora 2.500 euro. Sarà il Titanic questa piramide per lui oppure si salverà? Lo saprete domani alle 20.40, Italia 1. Scherzo. Allora, gli ho proposto a Fabio all'inizio la brasiliana, lui, la scelta da lui, non l'ha voluta in cambio degli sposi e 1.500 euro, sta ancora qua, abbiamo scoperto gli sposi, 1.000 euro. Io ho proposto la suocera in cambio del sole e della tigre, mi ha detto no, abbiamo scoperto che la suocera poi valeva a bellezza 50.000 euro. Adesso io prendo la suora, dal mio carnet,
e la voglio in cambio, cioè la vorrei scambiarla con la tua tigre e il tuo sole. Dice una massima cinese: facile cavalcare una tigre, difficile scendere. Cosa significherà? Tu guarda che primi piani che te stanno a fare, è una cosa... Cioè, proprio... Suora per tigre e sole del nostro Fabio. Voglio seguire il mio istinto. Che dici? La prendo. La voglio prendere. Come mai? Non so, ho avuto una sensazione. Sei sceso dalla tigre? Bene, bene. Non era facile scendere da quella tigre, eh? E staccarsi dal sole. La carta che ti aveva portato fin qua. Bravo. Oppure no. Vediamo. Prendo il sesto premio. Lo stuoino. Si può dire anche così, mi hanno detto. E la carta che vale uno stuoino, Fabio. Io non sparei mai smettere su una sta musica, guarda. Uno dei film più belli della storia del cinema, una delle musiche più belle della storia del cinema. C'erano volte in America. Ma ora un abbraccio a Ennio Morricone. Non ha ancora vinto un Oscar, per me l'ha vinto 10.000. Dopo C'erano volte in America, c'è questa volta qui al Mercante. La carta che vale uno stuino è il sole. E questo significa che hai fatto bene. Hai visto? La carta ti aveva portato fin qui, ma non valeva molto. Via lo stuoino che mi hai appena ceduto in cambio della suora. Dentro ancora porchetta sacco 15.000 e 200.000 euro. La brasiliana è ancora qui, hai visto? C'è anche la tua tigre. Mi metto vicino. C'è il pirata. Che vuoi adesso? Pirata, tigre, brasiliano. Che vorresti? Una proposta per quella suora? O una delle mie carte? Sono tentato dal pirata. Eh? Sono tentato dal pirata. Mi attira. Va bene. Lo prendo. Per questo pirata voglio la suora, 1.500 euro, più i 1.000 che hai vinto. Sai, questo pirata potrebbe nascondere 15.000 euro. O potrebbe nascondere i 200.000 euro. È vero, potrebbe pure essere una bella porchetta dentro un sacco. Però, io la tigre me l'hai data tu, la brasiliana non l'hai voluta. Il pirata me l'hai richiesto ed eccolo qua. Tengo la suora. La tengo. Via. Pirata a posto, niente pirata. Io non so più cosa offrirgli, parlo con le persone a casa. Chissà se avessi una specie di telecomando nelle case per vedere quanti sì, quanti cambia, quanti no. Non riesco a portarti via quella suora che ti ho dato io poi. Forse speravo che tu non la prendessi, oppure speravo che tu non prendessi il pirata. Prendo l'ottavo premio, il sacco. È la carta che vale un sacco, ma non stavolta un sacco di, ma solo un sacco. È la tigre. Mi hai dato niente prima. Non mi hai dato niente per la suora. Mi hai dato un sacco e uno stuino. Non è carino nei confronti di... Che figura si faccio davanti a gente che già sta puntata, sto a fare una figura con la gente a casa. Spero che mia moglie sia distratta con i bambini. Via il sacco. Sulla piramide, porchetta, 15.000 euro, 200.000 euro. Suora che ha accettato da me in cambio, mi ha dato sole e... qual era l'altra? Ma sono dimenticata. La tigre, che non valevano niente.
Grazie, ogni tanto qui qualcuno del pubblico suggerisce. Quanto varrà codesta suora, caro Fabio? Non ha prezzo. E voglio provare a comprartela, Fabio. Ci riuscì Robert Redford con Demi Moore? Poi che ci riesco con sta suora con te. Allora, per me questa suora vale 13.000 euro, Fabio. 25. 25 euro? 25.000. Ah, pensavo. Stavo già. Che a lei. Posso arrivare a 14 proprio per non farti sentire troppo male se dovesse essere il premio da 15.000. Quanto credi in quella suora? Ci credo. Ci credi, eh? E allora rifiuta. Dei no, sprezzanti. A casa che fareste, signori? Accettereste 14.000 euro di questo mercante? Oppure andreste a vedere? Sto bleffando. La brasiliana non l'hai voluto, il pirata non l'hai voluto. 14.000 euro li vuoi? Mi sto ricredendo sul pirata. Eh? Mi sto ricredendo sul pirata. Ma te l'ho offerto. Vorrei... già. Ora ci sono 14.000 euro sul tavolo. Che dici? Uno scambio. C'è un'offerta adesso. C'è un momento per gli scambi, c'è un momento per le offerte. Continuo. Tu scegli. E allora? Che premio vuoi che io prenda da questa piramide? 15.000 euro. Va bene. Faccio quello che dite voi. Sempre. Assomiglia tanto alla mia brasiliana o al mio pirata. La carta che vale 15.000 euro, Fabio, La suora, la tua! Questo significa che il pirata e la brasiliana valgono 200.000 e una porchetta, ma vediamolo. A questo punto vinci 17.500 euro. Prendo la carta da 200.000 euro. Vieni qui vicino a me, Fabio. È una di quelle che hai rifiutato, sai? Girala tu. Girala un po'. Uno, due, tre, girala. Il pirata che tu hai rifiutato. Come la porchetta, a questo punto è la brasiliana che fortunatamente tu hai rifiutato. La giro dalla nostra piramide, eccola qua. Bravo, 17.500 euro. Mai le nostre odalische sono state più felici di così. Avvicinatevi a lui, prego. Immagino che sia meglio che stare vicino a me. Che fai? Giamba, io non ho abbracciato in 60 puntate. Ma guarda che sei, guarda una cosa. Manco posso andare alla gatta nera io che ne ho messo fila proprio. Grazie, Fabio, 17.500 euro. Io sono andato in puzza tutta la puntata. Vieni, gatta nera, ti prego. E dai, te prego, vendichiamoci. Ah, vedi che puntata. Ma sì, beh, vabbè, non mi importa più niente. Non ci vediamo più da domani. Salveremo io e lei. Nuccolini, lontani. Ma sto allargando, c'ha ragione. Vabbè, mercante in fiera, non finisce qui.